Buongiorno figliuoli, benvenuti a un altro fantastico live di Monster Hunter. E non mi perdo in indugi, vado a vedere immediatamente, ovunque io possa, perché non mi ricordo dove diavolo si può, elenco giocatori, qual è l'ID della sessione. Per il momento c'è solo il buon Andrea in sessione, questo è l'ID della sessione se volete entrare. Oggi si fa, o almeno si tenta di fare, il Behemoth, uno dei mostri più difficili di Monster Hunter. Cos'è successo a Twitch? Ho avuto dei problemi, ma tutti li hanno avuti. È tipo crollato Twitch, non si riusciva a loggare nel proprio profilo, non funzionavano le key, non si riusciva proprio a far partire i live. Non mi chiedete perché, non ne ho la più pallida idea. E oggi, appunto, come ho detto, si fa il Behemoth. Si fa il Behemoth che è un mostro, grazie per l'iscrizione XLucifero93, uno che è veramente il mostro più difficile che si sia mai visto finora in Monster Hunter World. Tanto che ho già provato 3 volte a farlo e 3 volte siamo morti tutti come degli stronzi con i gruppi random. Non è facile, non è assolutamente una passeggiata. Il Behemoth è un mostro fortissimo e ho bisogno di cacciatori bravi, ho bisogno di gente che sappia quello che sta facendo. Andrea mi sembra uno che gioca Monster Hunter da parecchio, ma non basta da solo. Se volete entrare, facile, basta che entrate nella sessione dei Barbarians. Se non sapete cosa state facendo, questa è l'ID della sessione dove potete entrare immediatamente nella mia sessione. Se volete entrare, ci facciamo il Behemoth assieme, o almeno ci proviamo, perché non è per un cazzo facile. Il Behemoth è veramente terrificante. Perché? Perché fa una meteora gigante che ammazza tutti e non si può evitare, cioè se vi colpisce siete morti immediatamente, non avete modo di non morire, né pararvi, né usare abilità speciali, no, si crepa e basta. L'unico modo che si ha per scappare da quella maledetta è andare dietro a delle meteore che lui evoca, ma che al contempo, se non lo tenete a bada, distrugge, cioè le rompe. Se le meteore finiscono in una zona, cioè se le rocce che vi parano finiscono in una zona abbastanza difficile da raggiungere, o lui ha la malsana idea di fare il suo attacco stordente, quello tipo terremoto che vi fa traballare prima di tirare la meteora gigante, voi crepate tutti e non c'è verso di salvarsi. Visto che avete 4-5 tentativi, è assolutamente terrificante, non è per niente facile. Io aspetto che arrivi gente, io spero che arrivi gente, perché appunto essendo saltato il live non so quanti ne verranno. Spero che tutti abbiate la seconda missione del Behemoth, ragazzi, perché non è la prima quella per sconfiggerlo, la prima è solo quella introduttiva, la seconda è quella importante, quella che dovete fare esatto, 3 tentativi, Wizard Andrea, non 5, perfetto. Ed è veramente, veramente difficile. Io sono qua per la prima volta uso in live la mia Charge Blade, oddio, non è la prima volta che la uso, ma uso un set con la Charge Blade che è un set prevalentemente difensivo, tanto che vedete che ho un pezzo ho il petto del Valazak Gamma, che è un pezzo molto da tank. Purtroppo non è completamente buffato, sta tipo a livello 7, quindi la mia difesa non è altissima. E non ho grandissima resistenza. Infatti, il Behemoth mi ammazza con 3 colpi. Però, con la Charge Blade è l'arma migliore per fargli il culo. Perché? Perché il Behemoth sta fermo. Il Behemoth sta molto, molto fermo. E in più, visto che è una collaborazione con Final Fantasy XIV, telefona i suoi attacchi. Cioè, voi vedete i suoi attacchi prima che vengano evocati. Questo significa che quando lui sta castando robe, facendo robe, voi potete caricare la Charge Blade, tirare la mazziatona e colpirlo diretto senza grandi difficoltà. Non è un mostro particolarmente difficile da colpire. Però ha tipo il triplo dei punti vita di un drago antico, e questo già lo rende molto difficile da ammazzare. Picchia più duro del Nergigante, ha l'aggro particolare, nel senso che se gli colpite la testa si incazza su un singolo personaggio e segue solo lui, ed è un modo utile per attirarlo se avete un tank. Ma insomma è uno stronzo veramente veramente molto difficoltoso e non sarà per niente facile buttarlo giù. Qua non arriva nessuno, tristemente. Anche Spadone o Falcione Insetto è una buona scelta, sì, qualunque arma che lo colpisca duramente. L'ho fatto almeno 20 volte senza riuscirci. Ecco, vedi te, Wizard Andrea, oggi cercheremo di farcela. Non è facile per un cazzo, non è facile per un cazzo. Io spero che arrivi della gente, perché per il momento non c'è nessuno. Ripeto, ragazzi, entrate nel gruppo nel barbagruppo di Monster Hunter se siete parte della gilda. Ah, Wolf e Mau, se ha finito la marea di aggiornamenti ora,
non puoi fare la missione, perché devi prima uccidere un Kuluyaku potenziato, poi devi uccidere il Behemoth nella prima versione, e poi devi fare lui. Quindi non c'è... C'è Andrea, va bene. Allora, facciamo così. Io intanto parto con Andrea, che ha abbandonato la sessione e ha raggiunto la sessione. Artemis ha raggiunto la sessione, perfetto. Almeno siamo in tre. E al massimo lancio un... Come nessuna missione disponibile? Che cazzo vuol dire nessuna missione disponibile? Ah, nuova missione, devo farla io, certo. Incarichi speciali. Contrattacco alla belva, ragazzi. La faccio da quattro giocatori. Voi potete entrare direttamente da qua, ovviamente. E poi dentro la missione lancerò un raggio SOS se dovessero mancarci persone. Intanto siamo in tre, speriamo di riuscire a farcela. Ora siamo in quattro, c'è anche Ninivae. Speriamo, perché è veramente il mostro più difficile che abbia mai visto. Per ora l'ho provato tre volte. Una volta ci sono andato molto vicino, poi uno degli stronzi che erano dentro si è disconnesso. Lui ha tirato una meteora facendo quella roba lì della tremarella e ammazzando tutti senza pietà. Non è assolutamente facile eliminarlo, ragazzi. È veramente un bastardo. Veramente un bastardo. Energia gigante è una cazzata rispetto a questo, Riccardo. Quindi vedrai quando troverai gli Archtemper. Da, siamo in realtà in quattro belli incazzati. E va bene, si va. Attendiamo la partenza. Io ho magnato, gli oggetti ce li ho. E quindi si va. Anche Unrate ci sta provando. Ragazzi, è molto molto difficile. Se non ce la fate non è una cosa normale. È veramente il mostro più difficile di Monster Hunter. E ripeto, è anche cheap. È cheap come la merda. Perché se vi stordisce prima di fare il meteorone, o le comete cadono male, o le spacca, siete finiti. Cioè, vi ammazza tutti. Proprio, avete tre tentativi. C'è il rischio che faccia la tremarella, voi gli siate lì di fianco che lo menate. Sono tutti storditi, non fate in tempo ad arrivare alle comete che sono per terra e vi parano, vi uccide tutti in un colpo. E lì magari stavate anche vincendo e vi pulisce, cioè vi pulisce. Dà veramente l'impressione di essere un boss di Final Fantasy fatto alla difficoltà massima. Picchia durissimo. È una delle robe più allucinanti che abbia mai visto. È veramente, veramente incazzato. Non sarà una passeggiata, possiamo provarci. Ripeto, io uso la Charge Blade, che è l'arma con cui sono più forte, ma farò fatica perché il mio set non è particolarmente difensivo, nonostante il petto del Valazak. Tolgo un bordello perché ho 3 di artiglieria, 4 di bonus attacco, la benda, quella che mi aumenta i critici e tutto quanto, però non... la non elementale per la roba del diavolo. Faccio un danno incredibile, ma se mi piglia io sono fottuto. Quindi è debole a drago, quindi se avete armi drago è conveniente utilizzarle. E ovviamente fa anche danno da fuoco per via di quella cometa del cazzo, quindi se avete resistenza a fuoco è utile utilizzarla. Ci siamo tutti, abbiamo uno spadone, abbiamo, oddio, 3 charge blade, quindi diciamo che se riusciamo ad ammazzarlo a sto giro gli facciamo il culo molto rapidamente, ma ci vorranno comunque più di 20 minuti perché è veramente il più resistente del gioco. Peraltro, altra cosina carina, usate il mantello tecnico perché è l'unica roba che vi dà gratis un po' di mazzate senza rischiare di morire. Tanto che forse converrebbe quasi aspettare che si ricarichi, perché cazzo sto stronzo picchia veramente come un tir. È una roba allucinante. È un evento temporaneo, non so se è fisso fisso per sempre, però è sicuramente l'evento più difficile e brutale che abbia mai fatto. Polvere guscio duro, cerchiamo di difenderci un pochettino, mantello tecnico e via nella gioia. Più volte usate il mantello tecnico, più siete felici. Giubbotte bene, giubbotte. Finché avete il mantello tecnico non siete a rischio, il problema è quando finisce. Giustamente. Cominciamo alla grande. Vedete, quando fa quella roba lì vi stunna. Cioè vi butta per terra e siete fottuti. Vediamo subito di caricare lo scudo, che è la prima cosa da fare. E evoca meteore anche sto balordo, perché è simpatico così. Ok, carica elementale alla spada così. No, mi ha colpito quindi. Ok, mi ha colpito Artemis invece qua. Carica elementale alla spada. E adesso vedete che lui si sposta molto molto lentamente. La trappola rocciosa tra l'altro è utile perché gli cade addosso di tutto. Lui non è particolarmente veloce, quindi con la Charge Blade lo prendete. E non è difficile colpirlo. Il problema è appunto quando si incazza molto duramente e poi urla, sto figlio di puttana, urla, stordisce. Fa un sacco di robe veramente bruttissime che non fanno piacere all'uomo della strada. Sono cazzi veramente acidissimi, ragazzi. Faremo una fatica boia, ma finché siamo tutti belli così,
va bene così. Almeno abbiamo 3 Charge Blade, diciamo che massimizziamo il danno. Poi vediamo come va. 1, 2, Behemoth, stai fermo qui, non ti muove. Bravo, patapì. Grazie per il follow, Drebinai78. Ecco, fa anche i tornado. Fondamentalmente il Behemoth è una fusione di tutti i fottuti draghi antichi, con in più la meteora che ti sciotta. Non è per niente allegro. È proprio uno stronzo. Oh cazzo, mi era finito, non mi ero accorto. Ecco, tra l'altro c'è questa cosa bellissima che vi butta a terra con quella mossa di merda lì, e state a terra, e se vi fa una mossa subito dopo vi sciotta. E non c'è un cazzo che possiate fare. È proprio un bastardo. Sì, bravo, fai le tue meteore di merda, che io mi devo ricaricare la charge blade. È scappato via. Almeno a livello di danni gli stiamo facendo un discreto culo. Però io ho usato il mantello proprio adesso e non era proprio il momento migliore. Dashkapelle, scritte delle mosse ci sono soltanto per il Behemoth, perché l'hanno voluto fare come in Final Fantasy XIV, quindi ogni volta che utilizzate una tecnica speciale su di lui, tipo la scarica elementale o quant'altro, vi appaiono come se fossero mosse di un MMO. E tra l'altro, come detto, telefonano anche le sue di mosse, cioè voi sapete cosa fa lui. Quando fa Charybdis, ad esempio, lo potete colpire in testa e interromperlo. Charybdis è quella specie di cazzo di... questa cosa qua non ho ancora capito cosa minchia è. Credo sia l'aggro. Ah no, ah ok, è la cometa. Questa qua, quando lui fa la cometa che spacca tutto, dovete mettervi dietro questa. È l'unica cosa che vi protegge, non ce ne sono altre. Però se voi... se lui... i tornado sono molto incazzati, quindi magari gli sto un po' lontanino. Se lui fa le sue porcate, spacca le comete e lancia la cometa, voi non avete niente per pararvi, sono cazzi. Aiuto, stai fermo lì, no alle comete, bastardo. Ci sono i tornado in giro, poi come il cazzo di Kushala Daora, che tra l'altro è il mio drago antico più odiato in assoluto, e lui giustamente fa la stessa cosa del Kushala Daora, ed è una cosa che mi fa... No, qua muoio. Oddio, dove cazzo... Chi mi ha fatto una donazione? Da 12 euro, grazie mille per la donazione, sono ancora vivo, questo è bellissimo. Grazie mille per la donazione, Benchome, io ho paura di... Ti tornado mi stanno sul cazzo dei livelli che non potete immaginare, perché io non posso andare in giro e avere tornado dappertutto. Vedete che vi seguono? Conviene, quando vi fa Charybdis, e sapete che lo fa a voi, farlo apparire lontano dal Behemoth, solo che ora io mi sono bloccato e di qui non posso più passare. Sono nella merda. Ok, ragazzi, scusate, io sono fuori dai giochi. Ho cercato di tirarvi lontano il tornado e è morto Andrea, giustamente. Anche Ninive non è messa bene. E sono nella merda, perché ora io qua non posso passare, perché se passo qua in mezzo sono morto. Quando finisce sto tornado del cazzo? Va bene, approfitto per affilarmi l'arma. Che devo fare? È veramente uno stronzo. Fa tutto quello che fanno tutti i draghi antichi, più la cometa che secca tutti. Oh, ma quanto dura sto tornado? Ma sul serio? Faccio prima veramente andare all'accampamento e tornare. Andiamo all'accampamento e torniamo. Non posso perché sono in battaglia. Come faccio? Ma porca puttana. Ragazzi, io sono qua, sono bloccato, non posso fare niente. Oh cazzo, la meteora eclissante, qua io non ce ne ho di cose, però sono in un'altra zona, magari non muoio. Qua magari non mi becca. Sono vivo. Madonna santa, si è sentita fino a qua però, eh. Ah, però devo usare anche la... Oh merda, è scappato qua dentro, la bevanda fresca, e ora ce l'ho addosso io. Giustamente, però almeno si è levata dal cazzo la problematica non indifferente del... Cipo ciappo là, come si chiama? Polvere guscio duro. Ma ci sono solo io, ragazzi, perché? No! Non fare lo stronzo. Non mi attaccare mentre sono stordito. Adesso mi attacca mentre sono stordito, lo sapevo. Brutto figlio di una mignotta. Sei veramente un grandissimo figlio di una mignotta. Dove siete tutti? Ma il tornado è ancora qui? Ma io non ci posso credere. Il tornado è ancora lì, raga. Il tornado è ancora qui. Ecco perché non c'è nessuno. Sono nella merda. Non ho più le pillole antiche, pillola della salute. Pam. Me l'ha interrotta. Bevila, magnala. Magna sta cazzo di pillola. Oh, ma sto tornado? C'è solo Artemis. E gli altri sono bloccati dal tornado. È una cosa che non ha un cazzo di senno. Meno male che tra un po' ho il mantello tecnico.
Ah, tra l'altro, se notate da Artemis, infligge anche sanguinamento sto figlio di puttana. Madonna mia! Ecco, quella lì è una mossa del Nergigante, che lui fa, perché è simpatico così. Andrei però, sta attento, cazzo. Abbiamo un solo tentativo adesso. Io dico sta attento, cazzo, ma poi lui mi ammazza. Devo ricaricare lo scudo. Mantello tecnico. Lo metto istantaneamente. Urla. Lo metto istantaneamente. Oh Dio santo. Ho il mantello tecnico. Dovrei essere abbastanza safe per un po'. No, niente, non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, non è... Non si possono trovare colpi contro sto stronzo. Se ti stordisce e ti colpisce siamo tutti morti. Non c'è un cazzo da fare. Non c'è un cazzo da fare. È veramente un balordo. È veramente un balordo. Cioè è il mostro più difficile del gioco. È il mostro più difficile del gioco. Cioè non c'è niente da dire. La versione PC quando esce? A breve, in teoria. Fine agosto? Non mi ricordo esattamente. No, era solo una live, I Am No Hero. Non farò la serie su Darksiders 2. Tanto che l'ho già disinstallato, perché comunque occupa un botto. 9 agosto, ecco. Però da quello che so è ottimizzato veramente di merda, ragazzi, su PC il gioco. Quindi se ce l'avete su console è un po' meglio. Buon pomeriggio, Ringhost. No, il gioco è bellissimo. Chiaramente, come vedete, non è una passeggiata se lo giocate ad alti livelli. Allora, riproviamo, ragazzi. Ritentiamo, magari saremo più fortunati. Io devo prendere le pillole antiche, perché qua sono la roba più sana e santa del mondo, davvero. Allora, ritentiamo. Ripubblico la missione. È veramente uno stronzo. Probabilmente ci proveremo tutto il giorno e non ce la faremo. Io ve lo dico, perché è super difficile. No, Dash, AGC16 è anche inutile joinare. Cioè, se non hai dei set potenziati quasi al massimo e delle build veramente incazzate, il Behemoth non lo sfiori neanche. Non lo sfiori neanche. Non lo sfiori nemmeno. Artemis è tornato. Aspettiamo Ninive. Sei ancora qua dentro? Non ne sono sicuro. Vado a mangiare. Intanto. Per finire la quest principale devi batterlo per forza. Sì, Riccardo, devi ucciderlo per forza. Che poi è quello il difficile. È proprio quella roba lì il difficile. Mi sa che non c'è più Ninive. Usate le pozioni per la difesa. No, è qua. Io non ne ho, mi sa. Ho soltanto la polvere della difesa. Che vabbè, fa più o meno la stessa cosa. Però, insomma, ci siamo capito. Poi non è che non ho un set poco difensivo, ragazzi. Cioè, c'ho... A parte i pantaloni del Dodogama, che comunque stanno a livello 17, quindi sono gonfi come dei bastardi. Comunque ho il Valazak Gamma come petto. Quindi, insomma, non è esattamente un set poco grosso. C'ho 570 di difesa con questo, che sono tipo 10 punti in meno di quello del Kul'Vetar'oth. Quindi non è che mi ammazza con un colpo. Il problema è che t'ammazza con due colpi. Che piani hai per le prossime serie? Non lo so, Am No Hero. Deve uscire qualcosa che vale la pena. Che si deve fare quando lancia il meteorite supremo? Devi andare dietro alle pietre che fa cadere con le cometa. Quando fa cometa Liquid Lurker. Quelle pietre che sparge in giro. Se non fai in tempo, sei morto. Non c'è proprio niente. Non c'è proprio niente da fare. Io ho un set ampia area, Wizard Andrea. Però il fatto è che qua non basta. Perché anche se io mi mettessi con un set supporto, che comunque può essere utile, quindi magari dopo ci proviamo, dopo provo a usare un support set, lui ti ammazza talmente veloce che non fai a tempo a curare i tuoi. Io potrei mettermi, che cazzo ne so, spada e scudo e iniziare a pozionarmi come un bastardo e continuare a tornare per pozionarmi come un bastardo. No, fatemi prendere la roba che comunque sono sempre utili. E pozionare tutti come un bastardo, però a un certo punto le pozioni le finisco
E insomma, lì iniziano a essere cazzi. Non è che c'è molto da girarci attorno. L'unico problema è il Meteor, è vero Drabinai, ma lui come mostro comunque è veramente incattivito. Qual era l'ID di Sana? Unrated è questo qui. HRCDY, eccetera, 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 eccetera. Ok, incominciano i cazzi. Tra l'altro, se riuscite a fargli crollare in testa tutto il cristallo che c'è in questo posto, mi fate un favore e gli fate un sacco male. Perché lui piglia veramente un sacco di danni. Appena va sotto lì, c'è da tirargli giù questo in testa. Adesso scende. Pam! Preso. Ah, suka. Behemoth di merda. Ok, forse ho fatto. Non mettermi il mantello è stato poco furbo. Almeno iniziare la battaglia facendogli 1800 di danno nel cervello è una cosa furba, a mio parere. Poi il resto potete fare un po' quel cacchio che volete, però questo è l'inizio che dovreste avere sempre. Ok, sta bello già incazzato. Sta veramente bello incazzato, non riesco neanche a colpirlo. Non so come mai, ma ok. Perché continua a rimbalzargli l'arma addosso? Perché non lo faceva. Ok. Devo caricarla elementalmente così non rimbalza più, perché questa qua. Quella del Diablo se è un'arma tanto bella, ma non è che ci abbia proprio il filo del dio. Ok, elementale. Non so come cazzo ha fatto a farmi del danno, devo dire la verità. Però me l'ha fatto, perché è stronzo. Ok, mentre sta fermo lì e casta quello che deve castare, io gli faccio la scarica elementale. No, me l'ha interrotta, pezzo di merda. Ok, rifacciamo. Uno, due, scarica elementale. Sabadabaungi, sabadabaungi. Boom! Mamma mia, quanto cazzo fa male la Charge Blade. È proprio l'arma più bella del mondo. Detto questo, non significa che vincerò. Perché lui è molto più incazzato di me. E tra un po' mi finisce il mantello. Questa cosa qua mi riempie di tristezza. Sta per fare Charybdis, che a me sta sul cazzo più del cacchio di tornado del Kushala. Qualcuno sta cavalcando il mostro, bravo Andrea. L'ha fermato tra l'altro mentre faceva Cariddi. Ok, è un buon momento per picchiarlo e per rimuoversi il mantello. Ok, adesso sì che ti becchi una scarica elementale super il culo. Patapim. Mamma mia. Dio la Charge Blade, quanto godo. Oh mamma santa. Com'è andato via? Mi sono messo il mantello adesso e tu vai via. Ah, sì. Charge Blade. Better than sex. Mamma mia, mamma mia. Sta bufferando? No? Va tutto bene. Non mi sta bufferando nulla, ma credo che affilerò le cose. Ok, si era incazzato. Ragazzi, stiamo andando bene. E dopo averlo detto, ve l'ho gufata e quindi siamo fottuti. Scusatemi, sono uno stronzo. Mi dispiace. Uno stronzo e sono anche un imbecille. Dove è andato? Ok, ha tirato giù la cometa. Quindi adesso inizierà a fare le sue comete di merda. E tanta gioia per tutti quanti. Siamo tutti felici? Siamo tutti felici. Io non sono felice. Ho anche finito la stamina. Non so perché. Perché stavo correndo. Va bene. Credo che mi ricaricherò lo scudo perché sono a rischio. Yeah! Guard point, bad motherfuckers. Qualcuno gli è di sopra di un'altra volta? No, però, cazzo, non così. Non con una codata di merda. No, vabbè, ma che cazzo fai? Due a me di fila? Cura, 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 cura. Cura, 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 cura. Ok, è fermo lì adesso. E fa cariddi, ovviamente. Non su di me, però. Patapam, pam, ha evocato una cometa. Ok, abbiamo due pietre, ragazzi. Io mi sposterei nelle immediate vicinanze. No, basta con sto Cariddi, cazzo. Hai rotto veramente la minchia. Mi allontano così. Ecco. Così me lo prendo in faccia solo io. Mega pozione, grazie. Che palle sti tornado. Un'altra meteora. Togliamoci il mantello. Grazie per l'iscrizione al resto del carlone. Vado verso le cose. Oh, ma Cariddia, quanti cazzo ne devi fare?
Cioè, quanti tornado hai su per il culo, maledetto bene. Oh, cazzo. Sono in un tornado. No, no, sei uno stronzo. Mi ha lanciato nel tornado. Mi ha lanciato nel tornado. Figlio di puttana. Figlio di puttana. Siamo morti tutti. Ha fatto due tornado di fila e ci ha pulito. È molto peggio del Kushara. Ah, non lo sapevo questo, Madrill. Non sapevo che i tornado fossero interrompibili con la faccia. Cioè, con il baccello flash. È allucinante. Cazzo. Stavamo andando da Dio, ci ha tirato tutti e tre dentro un tornado e siamo morti tutti, così, in allegrezza, nella gioia. Ok, allora, se si può interrompere la roba del tornado, baccelli lampa tutto spiano. Perché meno tornado fa, meglio è. Perché coi tornado è ingestibile. Coi tornado è ingestibile. Non lo sapevo che si potessero interrompere quei baccelli. Pensavo bisognasse colpirlo in faccia. Una cosa che però ti scatena anche l'aggro. Vabbè, non ho consumato molto in questa battaglia. Proviamo, riproviamo, ragazzi. Che cazzo dobbiamo fare? Facciamo quattro tentativi. E se al quarto tentativo falliamo, che cazzo dobbiamo fare? A quel punto lì, niente. Cioè, rinunciamo, ci abbiamo provato. D'altronde non è una caccia facile. È una caccia veramente, veramente complicata. Non è una passeggiata. Cioè, ci farà il culo. Quei tornado è proprio allucinante. Tra l'altro diventa gradualmente più forte. Cioè, gradualmente, man mano che la battaglia avanza, fa sempre più comete, fa sempre più spesso la cometa che pulisce tutto e attacca sempre più frequentemente. Il Kushala è una merda. A confronto il Kushala è una cazzata, Drabinai. Cioè, questo è veramente la versione super incazzata del Kushala fuso con Nergigante. È una roba che non ha senso. Ma fa anche. Ma il fatto è che fa anche i fulmini del Kirin. Fa la carica del Nergigante. Fa la super esplosione. Che poi alla fine è la supernova la supernova potenziata del Teostra. È davvero, l'hanno fatto. È una fusione di tutti i draghi anziani. È una fusione di tutti quegli stronzi lì. È veramente una fusione di tutti quegli stronzi lì. È allucinante. Però droppa l'armatura più forte del gioco. Che ne pensi di World of Warcraft? È ancora figo, finirà presto. Non credo che finirà di qui a breve, Guido Axel. È sicuramente ancora uno dei più giocati. Comunque, sto stronzo droppa un'armatura che, oltre ad essere fighissima esteticamente, perché è l'armatura del Dragoon, è veramente di una potenza allucinante, perché ha tipo 4 di critico, di potenziamento critico, 3 di punto debole, 4 di bonus attacco. Cioè, una roba bestiale, proprio bestiale. È fortissima, cioè è proprio una roba fuori di testa. Con un botto di slot, peraltro. Ok, quando è pronto Ninive, andiamo. Facciamo il nostro terzo tentativo. L'armatura del Behemoth è la più forte del gioco. Senza se e senza ma. È anche molto indicata per chi usa i bastoni insetto, perché ti dà dei bonus elementali quando sei in volo. Quindi per chi usa armi elementali in volo fa un botto. Se attirando l'aggro del Behemoth non ho capito se diminuiscono gli attacchi speciali. No, mozzo, impedisci, se non erro, solo che lui faccia il... cioè che lui rompa le meteore le rocce che ti proteggono dalla meteorona. Se non erro è solo quello. E in più gli altri possono attaccarlo liberamente, perché si concentra solo su uno e non c'è il rischio che si giri. Quindi se hai un tank nel gruppo, cioè uno con la lancia, è utile farlo. Però è veramente difficile gestirlo, è veramente difficile. Anche perché, parliamoci chiaro, avere a che fare con sto stronzo che attacca solo te non è proprio bello, devi avere un'armatura totalmente difensiva, un'arma con rigenerazione e la lancia. Se no non conviene neanche cercare di tankarlo. Proprio non ha senso. Ah, è vero che c'è il mio articolo su multiplayer con tanto di Spider-Man. Ragazzi, ricordatevi di rompergli i cristalli nel cervello, se riuscite. Io sono un po' distante adesso.
Ok, no, forse riesco, aspettate, eh. No, l'ho mancato come uno stronzo. Porca vacca, sono un cretino. Pensavo fosse sotto, ho sbagliato le... Perfetto, ho già reso le cose più difficili a tutti. Sono molto felice di questa cosa. Ok, però qualcuno lo ha pigliato. Questa cosa qua mi rende felice. È il momento del mantello tecnico. Perlomeno, pur facendolo incredibilmente difficile, hanno pensato bene di fargli una hitbox piuttosto bassa. Questo significa che il Behemoth è facile da colpire. Perché se fosse anche difficile da colpire come il Devil Joe, basta, Cariddi, cazzo. Questo cosa sta facendo? La meteora, va bene. And the brain. Va bene, l'importante è che mi era caricarsi. Aiuto! Ok, tu fai la tua meteora e io faccio la mia. Meteora! Guarda che ce l'ho anch'io! Pam! Comunque, la Charge Blade è un'arma che io non so chi l'ha inventata, ma me lo vorrei scopare fortissimo. Devo dire la verità, cioè... Mi fa proprio sesso. Chiunque abbia congegnato la Charge Blade mi fa proprio sesso. Cioè non è semplice stima, è proprio che me lo voglio trombare. O me la voglio trombare. Magari è stata una donna. Spero ovviamente che sia stata una donna, in tutta sincerità. Ma comunque, finché ho il mantello tecnico non mi fai il cazzo. Quando finisce il mantello tecnico mi spacchi il culo. Questo non... Più botte nella faccia. No, mi levo. Ho ancora un pochino di mantello tecnico, credo di potertela sparare nella faccia. Perché ce l'ho? No, 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 si è spostato, non lo prenderò. L'ho preso, li striscio, ma l'ho preso. Sono molto felice di questo, mi è finito il mantello tecnico ed è andato via, va bene. C'è andata mediamente così. Very good, very good. La prima fase la si fa sempre facile, da dopo è... diventa peggio. Allora, Behemottone, con i tuoi cariddi, io direi che attivo... Oh, shit, pure i fulminazzi. Baccello Lampo, grazie per l'iscrizione a Slazzaro. Baccello Lampo, così si mette a fare il suo cazzo di cariddi. Quante ne vuoi lanciare ancora? Giusto per sapere, cioè io vorrei chiederti, poi magari, non lo so, sei indeciso, vuoi lanciarne 7, 8, 46. Brutto stronzo. Quella roba lì è la pietra. Ok, perfetto. La pietra teniamola viva, perché se evoca il cometone, se no siamo tutti fottuti. Ah, merda, mi sta finendo l'effetto. Devo ricaricare lo scudo. Yes. Mamma mia, le botte. Mamma mia, le botte che ho preso anche io, però. Oh, c'è qualcuno sopra. Va bene. È la cosa migliore che potesse accadere. Quindi mi pronto soccorrerò. Basta che non caschi. Ninive è sopra. Basta che non casca dove c'è il tornado. Se casca dove c'è il tornado mi incazzo tantissimo. È cascato dove non c'è il tornado. Sono molto felice di questo. Quindi beccati tutta l'esplosione nella faccia. Bada bimmete, bada bum. Così. Mamma mia. Si rialzerà subito, ma intanto quella se la piglia. E se la sente tutta. Pam, pam, pam. Mi levo. Behemoth sta per eseguire Cariddi e qualcuno lo ha scioccato e sono molto felice di questo. Sono comunque comparsi dei magnifici tornadoni. Ninive, no! Non fare bastardo, non fare bastardo, non uccidere nessuno, stai buono lì. Va tutto bene così, non capisco cosa sta succedendo, aiuto, fermete, fai quello che devi fare, va bene, pam, the pam, the pam, e nella faccia. Meteora eclissante in arrivo, fuori dal cazzo ragazzi, tutti verso la pietra, perché sennò siamo morti. Qua, 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 prima del tempo. Siamo tutti vivi, siamo tutti bellissimi, vi voglio un sacco bene. Siete praticamente miei fratelli dopo questa esperienza. Santo cielo, brutto bastardo, volevi fotterci, e invece no. Oh.
2241 di critico, Vicky, ho una build abbastanza incazzata. Il Behemoth prende tanti danni, eh. Prende più danni perché volevano fare una cosa simile a Final Fantasy XIV, appunto. Perché non ho usato... qualunque cosa dovessi usare... Ah, no, però, così, cazzo. Come hai fatto a togliermi così tanto? No, non devo andare a fuoco. Devo usare anche una pillola antica, se non muoio. Ok, devo usare anche la cazzo di roba bianca per bevanda fresca, perché se non muoio ancora. Ninive resta vivo. No, dov'è la polvere di vita? Dio mio, perché metto sempre le cose a cazzo di cane nella barra degli oggetti? Curete. Curete ancora, te. Vi curete tutti. Grazie per l'aiuto. Prego per l'aiuto. Meno male che siete ancora tutti vivi. Grazie al cielo. Non mi attaccare mentre sto affilando la spada, please. Grazie. Mi ha attaccato lo stesso. Sei un figlio di puttana, comunque. Non è possibile! Non è possibile! Posso mangiare? Non posso mangiare. Va bene. Metto il fungomante e mi curo così. È fattibile da soli questo mostro? Sono sicuro che sia fattibile da soli, se siete dei mostri. Adesso sei incazzato ed è un problema. Perché l'equipaggiamento compagno? No, ma che me ne frega, equipaggiamento mio. Mi metto il fungomante. Abbiamo solo un'altra chance. A sto giro ho fatto io la cazzata. Mi sono messo frontalmente, dovevo giocarmela meglio. Quando va di lì diventa un problema. Aspettate che mi ribaffo coi funghi e poi torno. È veramente un dito nel culo, sì, è una roba che non ha senso a questo mondo. Fungo stimolante, mandragora, fungo del diavolo, sento la meteora da qui, fungo nitro. Ok, mi rimetto il mio set. Sto arrivando, ragazzi, scusate, ma se non arrivo buffato mi fa un culo che basta la metà. E non è il caso. Torniamo. Il mantello tecnico può essere utilizzato di nuovo. E questa è la più bella notizia che mi potessi dare. Però devo bere subito la roba fresca, se no sono cazzi. Perché non usare subito anche la guscio duro? Sto arrivando, ragazzi. Attendez-moi. Burisu. Eccolo lì. Se almeno non urlasse, capito? Però urla anche. Meno male che c'ho il mantello dentro, se no. Ciao proprio. Mamma mia. Grazie a Dio c'ho il mantello tecnico. Sta arrivando la pietrosca. Quella teniamola viva. Così come la bordata elementale, perché sennò mi rimbalzano quasi tutti i colpi che gli faccio in culo. Questa te la pigli nella face, grazie. Ok, così si fa. Mi piace. E un'altra. Ho preso ancora. Questa si sta per rompere, però ce n'è un'altra di lì. Le meteora eclissante, ragazzi, dietro la pietra. Anche se siete nella lava non importa, meglio che una meteora in faccia. Sono vivo! Siamo tutti vivi. Siete tutti molto coordinati, vi faccio i miei complimenti. È andato via? È andato via? Forse siamo all'ultima fase? Davvero? For real? Non voglio aumentare le mie speranze. Non voglio alimentare le mie speranze. Non c'ero mai arrivato qua. Non c'eravamo mai arrivati qui. Se ho della guscio duro la uso subito, che così almeno ci difendiamo un pochino. Non ho più la guscio duro, certo, mi sembrava troppo bello per essere vero, ma mega siero demoniaco sì. No, ce l'ho ancora una guscio duro da usare. Si addormenta? No che non si addormenta, non sta neanche zoppicando, sta da Dio sto maledetto bastardo. E mi sta anche per sparare un tornado in faccia, ragazzi, baccello lampo. Meno male, l'ho sparato anche io, ma non è servito a nulla. Comunque sei proprio uno stronzo, io te lo dico. Behemoth. Maledetto Behemoth. Cioè,
però di essere molto difesa. Questo non è essere difensivo. Questo è levarsi dai coglioni. No, 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 no. Ok. Questa roba qui che in più alza la lava. Grazie per l'iscrizione in rete. Explosion. Explosion. Sta per arrivarmi un tornado nella face, vero? Sì. Non centrale, please. L'ho scioccato ancora inutilmente perché qualcuno l'aveva fermato prima. Quella carica lì vi toglie il 70% dei punti vita. Non il 30, no, il 70 fottuto per cento. Con più di 550 di difesa. Io non ho parole. Qualcuno gli ha attaccato il codone. Bene così. Credo che ne approfitterò. No, sono nella lava. Mantello stabilità. Ma l'ha evocata qualche pietra del cazzo mentre faceva le sue robe? Non gliel'ho bloccato sto giro il tornado, in più ho fatto il fulmine. Non sono felice, però mi curerò, giusto per stare un po' più tranquillo. Ok. Meglio se mi levo moltissimo dal cazzissimo e mi baffo moltissimo lo scudo. Grazie per l'iscrizione, OLED! Vorrei tanto. Ancora sto carilli. Ok, però l'avete fermato, bravi. È un buon momento per caricarsi. No, non sto messo benissimo i punti vita. È meglio se mi levo moltissimo dalle palle. Anche se sono buffato, per ragioni a me oscure, in realtà. Sì, la coda ci pensiamo dopo per il morto, dai. Bella esplosione, bella. 3 charge blade is meglio che 1. Ok, ce l'ha fatta però una pietra, eh. Vai di scarica elementale sul culo. Preso. Cos'è arrivato che mi ha fatto malissimo anche col mantello? Sta per eseguire meteora eclissante. Dove dobbiamo andare? Qua sotto? Qua sotto, qua sotto, qua dietro, qua dietro, ragazzi. Qua dietro, qua dietro, sennò ci esplode. Siamo vivi. L'abbiamo ucciso. L'abbiamo ucciso? Oh, 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 malafaga! Oh, quanto cazzo siamo stati fighi! Puttana maiala! Puttana maiala, ragazzi! Best team! Best fottuto team. Quanto cazzo siete stati bravi. Mamma mia. Il dolore che gli abbiamo inferto. Che goduria. Mamma mia. Mission accomplished. Così, proprio. Oh, che gusto. Mamma mia che bello. Come godo fortissimo. Mamma mia. Sì, non mi interessa neanche cosa mi hai droppato di gemme. Guarda, veramente, sono troppo felice di averti ucciso una volta. Mamma mia la cattiveria. Mamma mia che botte che gli abbiamo dato, ragazzi. Porca vacca. Cazzo, non pensavo che saremmo riusciti veramente a buttarlo giù. Già ero lì che vedevo, è finita la missione. No, cazzo, la cometa ha ucciso qualcuno. Abbiamo perso l'ultimo tentativo. Invece ce l'abbiamo fatta. Mamma mia che botte che gli abbiamo dato. Andiamo a vedere sto maledetto set di armature. Voglio proprio vedere. Parla con l'assistente seria, ok, dopo parlo con l'assistente seria così completo anche la missione. Vediamo un po' com'è sta armatura del Behemoth, a parte che è fighissimo, l'ho vista già esteticamente. È morto mentre faceva la sua ultima meteora, sto bastardo. Grazie Charge Blade per essere l'amica di cui si ha sempre bisogno in questo genere di situazioni. Allora, forgia, armature, Draken. Vorrei vederla.
ma vabbè, oh, che cazzo di figata non è? Mamma mia! È una roba, grazie per il follow, Maurix. Ma poi le puoi cambiare il colore come cazzo vuoi? No, cioè, ragazzi! Mamma mia! Ma di cosa stiamo parlando? Ma è senza senso quanto è bella sta armatura! Cioè, ma levatevi proprio fortissimo. Ma che roba. Ma che figaro. Ma vabbè, c'è, raga. No. È una roba di una bellezza straordinaria. Ma io no, non la voglio nera, io la voglio viola. Perché quella del dragone è viola. Così è rossa. Viola, cazzo. Così. Così sì. Minchia. Vabbè che anche nera spacca i culi a dei livelli allucinanti. Ma anche grigia. No, rossa mi piace molto di più. Rossa è proprio top. Mamma, sei figa sta armatura, ragazzi. Santo cielo. Quanto minchia è figa. E cos'ha di bonus? Allora, mi serve una criniera extra di Behemoth per poter fare l'elmo. Quindi niente, elmo. E anche per fare la cotta. Sì, comunque c'ha delle robe. Cioè, l'elmo ha uno slot livello 3, uno slot livello 1, uno di bonus critico e uno di minaccia aerea. Che già. Chiudete tutto, cazzo. Sono dei bonus fuori di testa. Il petto ha due di occhio critico, uno di bonus critico. E uno slot di livello 3. È allucinante. C'è solo Alfa, anche perché se no non oso immaginare cosa sarebbe. Il parabraccio ha due di occhio critico, uno di bonus attacco e due slot di livello 2. Le mutande hanno due di occhio critico e uno di estensione di potenza, che anche lì, boh. E le gambe hanno due di bonus attacco e uno di bonus critico. Con uno slot di livello 2. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, sono dei set straordinari questi. Ma straordinario è sto set. È forse il set più forte del gioco. Ma togliete il forse, è il set più forte del gioco. Tra l'altro sta da Dio con l'armatura del Valazak e mi sta facendo venire delle cosine belline. Mamma mia. Cioè, ma che roba. Mamma mia. Certo, perdere i mutandoni del Nergigante mi spiacerebbe perché sono molto molto forti, però insomma se avessi delle gemme attacco, il parabraccia Draken lo farei subito. No, voglio il parabraccia è la roba più figa dell'universo. Le gambe non posso togliere, devo tenermi quelle di merda del Dodogamma perché sennò sono fottuto. Però ad esempio anche l'elmo che ha bonus critico. Cioè, ma di che stiamo parlando? Ma è una roba senza senso sto set. È un set che se te lo metti sei fortissimo, ma con tutte le armi. Ma nessuna esclusa, forse il corno, forse non sei una bestia col corno, ma. Ma è allucinante sto set. Sì, la mutanda è chiaramente il pezzo peggiore, che comunque ha due di occhio critico, quindi vedi te, c'è due di bonus attacco e uno di bonus critico. Uno di bonus attacco e due di occhio critico, ma poi gli slot, cioè c'ha. 1, 2, 3 slot di livello 3, un numero small. 2, 3 slot di livello 2, uno slot di livello 1. È senza senso. E poi ha anche il bonus di set. Perché ha. Grazie per l'iscrizione, Dante. Perché ha Anima di Dragoon, che
L'arma non perde acutezza durante i colpi critici. Grazie per l'iscrizione Politropos. E in più incrementa i danni elementali inflitti dagli attacchi in salto. Di cosa stiamo parlando? Cos'è sto set? Allucinante. È il set più forte che abbia mai visto. È fuori di testa. Cioè, guardate il mio equipaggiamento adesso per la Charge Blade. È un set fatto per la Charge Blade, tolta la cotta di Valazak. Io purtroppo mi devo tenere sti cazzo di skinieri di Dodogama perché sono l'unica roba che ha bonus capacità e non ho la gemma per poterla sostituire. È l'unica roba che vorrei cambiare. La Spira di Ner Gigante con 2 di bonus attacco, già ad esempio, secondo me, se... Cioè, il parabraccia di Ner Gigante con istigatore bonus attacco è già sostituibile, perché 2 di occhio critico al posto di istigatore, spanne sopra, e poi gli slot sono spanne sopra. Quindi già il parabraccia di Ner Gigante, appena puoi fare le braccia, fuori dal cazzo. Benda del Re Drago con 2 di punto debole, già ci pensi di più, però, cazzo, bonus critico, occhio critico, ci metti le gemme e sei a posto lo stesso. Cotta di Valazak, gamma. Te la tieni perché è una roba da tank fortissima, un bonus cura, forma perfetta, però è un'altra cosa che puoi cambiare facile con quella roba lì. Cioè, togli la cotta, togli la benda, togli quel cazzo che vuoi. Io, ad esempio, come set potrei veramente togliermi la cotta di Valazak, mettermi tranquillamente in questo set qua che uso e che devo usare così, mettermi tranquillamente, per dirvi, l'elmo, il petto e il parabraccio... Ne guadagnerei enormemente mantenendo 4 di bonus attacco, guadagnandomi un 4 di occhio critico e appena trovo un paio di gemme ho un set che è 3 volte più potente di quello che ho addosso. Ed è pure figo, guardate quanto minchia è figo. Mamma mia, il dolore, il dolore. Ah, è vero, ma poi c'è anche il falcione, vediamolo. Vediamolo il falcione, perché c'è solo il falcione insetto, che è tra l'altro la lancia del dragoon. Gaebolg. Sì, è proprio la lancia del dragoon. È molto figa anche questa. Tra l'altro la posso costruire. Non che me ne freghi un cazzo, perché in realtà io non uso il falcione insetto. Però immagino sia il falcione insetto più forte del gioco. Ha uno slot. Attacco molto molto alto. Oddio, neanche così alto in realtà. Perché a rarità 7, secondo me dopo può essere ancora buffato. 240 di drago e 10% di affinità, però insomma buttali via. È bello massiccio, tra l'altro l'acutezza è blu, diversamente dal bastone fiamma che è bianco, però secondo me con artigiano lo tiri su. Tra l'altro guardate che figo che è il chinsetto del Gaebolg. Sì, vabbè, sto set io lo devo fare. Devo riuscire ad ammazzare sto stronzo almeno un altro paio di volte. È troppo forte, è troppo forte. Amo molto il mio set della Charge Blade adesso, anche esteticamente lo apprezzo enormemente. Vorrei trovare quella fottuta gemma di capacità per togliermi gli skinieri del Dodogama. E una volta levati gli skinieri del Dodogama, davvero io mi sa che metterei tutto il set del Dragoon. Ma con tutte le armi. Spadone, doppie spade, tutto il set del Dragoon. Mamma mia. Mamma mia. Ce n'è un altro? Ah no, esatto, non è quello l'insetto. Allora, vediamo. Chi insetti? Acquista chi insetto. No, non mi serve un cazzo. Evolvi chi insetto? No, non posso. Vabbè. Maledetti pantaloni del Dodogama. Comunque ragazzi, grazie mille per la caccia. Mi sono divertito un mondo, è stata veramente una figata. E siamo riusciti a buttarlo giù contro ogni aspettativa. Sì, sì, è vero Wizard Andrea, 10 agosto ci ritorniamo. C'è il nuovo arcitemprato, il Teostra, che è terrificante. E in più, oltre al Teostra arcitemprato, non bastasse, che era abbastanza bastardo di suo, pare che vogliono mettere una versione potenziata del Behemoth. Perché non è che, cioè, l'avete visto. Non so se avete visto che stronzo è.
Comunque sì, ragazzi, grazie mille per la caccia, siete stati dei fighi, siete stati fortissimi e senza di voi non ce l'avrei mai fatta, veramente mai fatta, però gli abbiamo spaccato il culo a sto maledetto Behemoth e sono veramente soddisfatto della nostra prestazione. Bravi tutti e ci vediamo al prossimo live, che credo sarà domani, salvo altre puttanate di Twitch. Grazie come al solito per le iscrizioni, grazie per le donazioni, grazie per i follow, grazie di tutto, bacioni a tutti quanti. Stasera non ci sono, Emnoiro, mi sa che devo uscire, quindi ci vediamo l'indomani. Baciate tutti, ciao!